Buona domenica. Secondo uno studio pubblicato su una nota rivista scientifica, camminare a passo svelto potrebbe regalare fino a 16 anni di vita. Sebbene l'invecchiamento sia spesso correlato alla genetica, per puntare alla longevità bisogna camminare, soprattutto camminare a ritmo sostenuto. Si parla di invecchiamento biologico, nello specifico un team di ricercatori inglesi ha messo in relazione il ritmo del cammino di un soggetto con la lunghezza dei suoi telomeri, ovvero delle piccole porzioni di DNA che proteggono la vita delle cellule e che sono indicatori dell'invecchiamento. La scienza infatti ha dimostrato che più sono lunghi, più giovane è una persona in termini di età biologica, che è diversa da quella anagrafica. Ebbene, la conclusione dello studio è stata che nelle persone dalla camminata veloce i telomeri erano più lunghi di quelli che invece solamente si limitavano a passeggiare. In questi ultimi anni, diversi studi hanno spiegato quanto camminare a ritmo sostenuto sia fondamentale per la salute psicofisica. Per esempio, un rapporto dell'Harvard Walking for Health ha evidenziato quanto una vita sedentaria aumenti il rischio di soffrire di diabete o di malattie cardiovascolari, nonché mal di schiena o anche depressione. Concludendo, camminare a passo svelto per 30 minuti al giorno per 5 giorni la settimana può prevenirle, aumentando l'aspettativa di vita di 3 anni e mezzo. Anche un altro studio dell'Università di Sydney in Australia, raccogliendo i dati di 50.000 camminatori britannici di età superiore ai 30 anni tra il 1994 e il 2008, confermava che avevano un minor rischio di morte prematura per malattie cardiovascolari o cancro. Uscire di casa e camminare è davvero molto semplice. Questa attività, solo apparentemente banale, permette a chiunque, a costo zero, senza bisogno di essere degli atleti, di ottenere significativi benefici in termini di salute, con controindicazioni praticamente inesistenti. Quali sono questi benefici? Si possono ottenere numerosi benefici seguendo un programma di allenamento regolare. Camminare tutti i giorni può aiutare a migliorare la salute sotto vari profili: miglioramento delle funzioni cardiocircolatorie, miglioramento delle funzioni respiratorie, miglioramento della mobilità e della resistenza muscolare, miglioramento del tono dell'umore, riduzione dello stress, miglioramento dell'insonnia. Camminare aiuta a ridurre i livelli di colesterolo cattivo, quello che si chiama anche LDL, cioè lipoproteine a bassa densità che trasportano il colesterolo dal fegato alle cellule di tutto l'organismo. Contribuisce inoltre ad alzare quello buono, il famoso HDL, lipoproteine ad alta densità che portano il colesterolo in eccesso dai tessuti corporei verso il fegato, che ha il compito di smaltirlo. Camminare aiuta ad abbassare la pressione arteriosa, a controllare il rischio di diabete di tipo 2 e a tenere il peso nei limiti desiderabili. Una passeggiata di un'ora a circa 4 km all'ora, per esempio, aiuta a far perdere tra le 100 e le 200 calorie e fa bruciare almeno 6 grammi di grasso. Se si accelera, si bruciano più calorie in minor tempo, ma si consumano più carboidrati e meno lipidi, il che si traduce in una camminata sì di un'ora a 6 km orari, quindi una camminata più veloce, che però ci farà consumare solo 3 grammi di grasso. Essendo un'attività fisica moderata e di resistenza, la camminata veloce favorisce quindi la circolazione sanguigna ed essendo inoltre un'attività fisica priva di traumi da impatto al suolo come la corsa, la camminata veloce associata ad una dieta è raccomandata per perdere peso nei soggetti con sovraccarico ponderale. La camminata veloce è uno dei rimedi naturali migliori per non ammalarsi, in quanto stimola il sistema immunitario. E non soltanto durante la bella stagione, anzi è stato dimostrato come camminare all'aperto anche durante il periodo invernale ci preservi dall'ammalarci. Da un lato, infatti, consente di mantenersi in forma senza uno sforzo fisico eccessivo, dall'altro, con un'attività costante, il corpo si abitua progressivamente al freddo, abbassando la probabilità di contrarre i classici malanni di stagione. La camminata veloce riduce il rischio di cancro al seno. È ormai acclarato come l'attività fisica sia correlata alla diminuzione della possibilità di ammalarsi di vari tipi di cancro. Ma uno studio dell'American Cancer Society, incentrato per la prima volta sulla camminata e condotto su 73.615 donne in menopausa tra i 50 e i 74 anni, ha quantificato la riduzione del rischio. Era inferiore del 14% in chi la praticava 7 o più ore alla settimana.
E sempre in merito alla correlazione fra attività fisica e diminuzione della possibilità di ammalarsi di cancro, secondo un altro studio, l'esercizio fisico intenso potrebbe aiutare soprattutto gli uomini sotto sorveglianza per tumore della prostata, non solo a migliorare la condizione cardiopolmonare, ma anche a controllare la progressione della malattia stessa. Aspetto non meno importante, camminare aiuta a migliorare l'umore, bilanciando gli ormoni dello stress prodotti nell'arco della giornata. Camminare all'aria aperta è infatti un'attività che rigenera a 360 gradi. Respirare e muovere tutto il corpo con la camminata veloce fa sì che l'organismo produca una quantità di endorfine pensate fino a 5 volte superiore che a riposo. Chiamate ormoni della felicità, le endorfine sono una fonte di benessere per il corpo e per la mente, permettono di sviluppare pensieri positivi e di prevenire la depressione legata allo stress. Da qui ha origine la sensazione di serenità e di calma che si percepisce in generale durante e dopo l'attività fisica. Tonifica i muscoli, accelera il metabolismo, migliora postura e circolazione sanguigna e aiuta a scaricare lo stress. Ecco che quindi la camminata veloce è un vero toccasana, adatta a tutti, si può praticare a ogni età e indipendentemente dal proprio livello di allenamento. Come in ogni cosa però non ci si deve improvvisare, ovvero anche se la camminata veloce può sembrare un'attività banale e scontata, in realtà è molto importante camminare nel modo corretto, a partire dall'appoggio del piede. L'appoggio del piede è fondamentale. Ad ogni nostro passo il peso del corpo graverà sul piede appoggiato, che svolge quindi un ruolo molto importante in quanto governa un po' tutti i movimenti che gambe, bacino, tronco, braccia e spalle faranno nel corso dell'azione di camminare. Un appoggio del piede non corretto può influenzare il sistema posturale e scatenare conseguenze in altre parti del corpo, come caviglia, ginocchio, anca e su tutta la colonna vertebrale, interessando anche il posizionamento della testa. La camminata veloce, pur essendo un'attività fisica semplice con sforzo moderato, deve essere svolta in sicurezza. Pertanto il nostro consiglio per chi voglia intraprendere questo percorso è quello di eseguire una visita medica, meglio se comprensiva di tutte le indagini previste da quella agonistica, in modo da essere sicuri di poter svolgere l'attività senza rischi. Lo sport è sempre consigliabile, praticato da soli va bene, ma in compagnia è meglio, sia per ragioni di sicurezza che di tipo sociale. A partire da domani, lunedì 4 luglio alle ore 18:30, riprenderà il nostro Walking and Fitness, dove un'istruttrice certificata e molto preparata, nel lunedì scorso in occasione dell'incontro di presentazione del servizio abbiamo avuto modo di conoscerla e apprezzarne le competenze, l'entusiasmo e l'energia contagiosa, e accompagnerà chi vorrà iscriversi e partecipare in un percorso di camminate veloci all'aria aperta, insegnando le tecniche e i segreti di una corretta camminata. Chi di voi volesse partecipare anche solo per una lezione prova può farlo, non dovrà fare altro che chiamarci per prenotare e presentarsi alle ore 18:30 davanti alla farmacia. E io vi ringrazio per l'attenzione, spero questo video sia stato di vostro interesse, vi ricordo che ci trovate in farmacia tutti i giorni, dal lunedì al sabato, in orario continuato dalle 8 alle 20, orario che seguono anche tutti i nostri servizi, primo fra tutti il Bottasso Express di consegna gratuita a domicilio. Vi auguro un buon proseguimento di domenica e vi do appuntamento al prossimo video. Grazie e ciao!